Questa mattina Ostia si è svegliata sotto un temporale davvero consistente. Sono stati scaricati circa 7 mm di pioggia, 7,6 per la precisione, e chiaramente l'effetto non poteva che essere questo laddove c'è una città che non ha, come è noto, la rete fognaria, ma ha solo le caditoie a dispersione che spesso e volentieri, soprattutto in vie come questa, è via Grimaldi Casta, dove non c'è appunto la possibilità di mandare in fogna quello che state vedendo, e chiaramente succede questo. Guardate qui nella vietta adiacente, c'è proprio una sorta di lago, vedete, ed è impraticabile. Oggi è il giorno di mercato, il mercato che chiaramente non si è fatto. E la cosa, diciamo, da segnalare è che questa è che può essere utile alla cittadinanza è che oggi sono caduti circa 7 mm e 6 di pioggia, ma badate bene che domani pomeriggio accadrà molto molto peggio, nel senso che per le ore 16 sono previsti almeno 17 mm di pioggia, e poi avremo per mercoledì ancora pioggia, ma fino alle 16, scusate, fino alle 10 di mattina. Giovedì più o meno nuvoloso, e venerdì avremo ancora una pioggia fortissima, incessante per tutto il giorno, che toccherà, insomma, il suo massimale tra diciamo tra le 10 e le 13, con 13 mm di pioggia, quindi piogge consistenti anche per venerdì. Avremo questa tregua solo di mercoledì e giovedì, con poi per arrivare poi a sabato e domenica, quando ci saranno ancora temporali tutto il giorno, non di questa entità che avete visto questa mattina, ma insomma temporali un po' più lievi, però comunque sarà una giornata, due giornate brutte di maltempo. A mare la situazione non va meglio per quanto riguarda il discorso dell'erosione e delle mareggiate. Abbiamo un'oscillazione che va da lunedì a venerdì, con punte massime di onda dai 2 metri ai 3 metri circa. Il massimale, diciamo, verrà raggiunto nella giornata di venerdì, quando verso sera avremo il mare che toccherà addirittura la punta di 3 metri e 10. Questo secondo quanto stabilito dalle previsioni. Intanto vi sto mostrando il lungomare, che è la zona poi un po' più sensibile, soprattutto l'altro lato, non quello che stiamo percorrendo adesso con la macchina. Adesso però faccio il giro e vi faccio vedere, perché purtroppo questo è lo stesso identico discorso che facevamo prima, cioè non c'è la possibilità per l'acqua di defluire nelle caditoie collegate in fogna, ma purtroppo ogni volta si crea questo fenomeno dell'acqua che deve essere drenata lentamente dalle caditoie, e chiaramente le caditoie non ce la fanno ad assorbire tutta quest'acqua. Da anni si parla di un progetto, così come accade sia a Piazza Magellano che in altri posti di Ostia adiacenti il mare, per cui l'acqua che appunto adesso state vedendo qui sul lungomare venga fatta defluire direttamente verso la battigia, ma non se ne è fatto mai nulla. E dire che basterebbe veramente poco, ma evidentemente ci sono ragioni che a me sfuggono, perché ripeto, se questa cosa è possibile farla in due o tre posti di Ostia, non capisco perché poi in altri posti si debba lasciare questo scempio ogni volta che piove. Qualcuno forse ne conoscerà la ragione.